Ragazzi, ciao a tutti, oggi è il giorno del sorteggio della fase a gironi di UEFA Champions League. Il sorteggio reale si terrà quest'oggi intorno alle ore 18 e farò la live, quindi mi raccomando non mancate. Mentre ora in questo video andremo a fare la simulazione e poi quest'oggi, quando tutti i gironi saranno compilati, vedremo se qualcosa coinciderà. C'è tanta attesa soprattutto per conoscere quello che sarà il girone del nostro Napoli e una volta tanto speriamo di prendere un girone così come sia giusto che lo prenda una squadra che è in seconda fascia. Detto questo, andiamo a fare un breve riepilogo delle varie urne e poi partiamo con il sorteggio. Per quanto riguarda la prima fascia ci sono Liverpool, Manchester City, Chelsea, Bayern Monaco, Paris Saint-Germain, Barcellona, Zenit e la Juve che noi ovviamente non possiamo prendere. Come outsider c'è senza dubbio lo Zenit. Poi c'è il Chelsea che vedo un gradino sotto a tutte le altre, tolto lo Zenit, mentre poi le altre diciamo che una vale l'altra, però come squadre top top vedo Liverpool, Bayern Monaco e Barcellona. Poi in seconda fascia c'è il nostro Napoli, il Real Madrid, il Borussia Dortmund, l'Atletico Madrid, lo Shakhtar Donetsk, il Tottenham, finalista della scorsa stagione, il Benfica e l'Ajax. Ed ovviamente queste qui sono tutte squadre che il Napoli non può prendere visto che sono nella nostra stessa urna. Poi terza fascia, e sappiamo che tante volte la cosa più importante in un sorteggio dei gironi di Champions League è il non prendere un avversario troppo ostico in terza fascia. E qui ci sono il Lione, l'Inter che non possiamo prendere, il Bayer Leverkusen, il Salisburgo, l'Olympiakos, il Bruges, il Valencia e la Dinamo Zagabria. Qui vedo come avversari maggiormente ostici il Lione e il Valencia. Poi c'è anche il Bayer Leverkusen, però io sono dell'idea che qualsiasi girone ci capiti, alla fine noi quest'anno agli ottavi di finale dobbiamo qualificarci assolutamente, perché tra terza e quarta fascia ci sono sì avversari ostici, però sono comunque avversari tutti alla nostra portata e tutti avversari ai quali noi siamo superiori, quindi quest'anno se vogliamo mostrare il nostro valore, se vogliamo fare un salto di qualità definitivo anche a livello europeo, il girone va assolutamente superato. E poi per quanto riguarda la quarta fascia c'è l'Atalanta che noi non possiamo prendere. E poi ci sono Lokomotiv Mosca, Genk, Galatasaray, Lipsia, Slavia Praga, Stella Rossa e Lilla. E qui come avversari maggiormente ostici vedo il Galatasaray e il Lipsia. E quindi ragazzi, detto questo, partiamo con il sorteggio, andremo a fare tutti i gironi ed ovviamente volta per volta andremo a pescare una squadra in ogni fascia. Se dovessero capitare squadre della stessa nazione in un girone, ovviamente andremo a ripescare. Stessa cosa se dovessero capitare nello stesso girone squadre ucraine e russe. Quindi detto questo, iniziamo. Mescoliamo bene. Vediamo chi sarà la prima squadra estratta. Liverpool. Subito il Liverpool, ragazzi. Vediamo chi capiterà in seconda fascia. Ricordiamo che in seconda fascia c'è il nostro Napoli. Atletico Madrid, ragazzi. Si prevede davvero un girone di fuoco. Liverpool in prima fascia, Atletico Madrid in seconda. Vediamo chi uscirà in terza. Vediamo.
Dinamo Zagabria, Dinamo Zagabria in terza fascia, quindi prima fascia Liverpool, seconda fascia Atletico Madrid, terza fascia Dinamo Zagabria, vediamo un po' la quarta. Stella Rossa in quarta fascia, quindi questo è il primo girone, Liverpool, Atletico Madrid, Dinamo Zagabria e Stella Rossa. Ovviamente se dovesse essere così prevedo una passeggiata di salute per Liverpool ed Atletico Madrid e bisognerà vedere soltanto chi farà il primo posto. Detto questo andiamo alla compilazione del secondo girone. Partiamo dalla prima fascia. Paris Saint-Germain, ragazzi, vediamo in seconda. Sono uscite le prime due della prima fascia, proprio Liverpool e Paris Saint-Germain, nostri avversari della scorsa stagione. Seconda fascia, Shakhtar Donetsk, quindi prima fascia Paris Saint-Germain, seconda fascia Shakhtar Donetsk. Andiamo a vedere la terza. Bruges ragazzi. Quindi per ora sorteggio abbastanza favorevole per il Paris. Andiamo a vedere quarta fascia. Slavia Praga, quindi qui può essere davvero una passeggiata di salute per il Paris Saint-Germain. Prima fascia Paris Saint-Germain, seconda fascia Shakhtar Donetsk, terza Bruges, Slavia Praga. Quindi questo è il girone B. Passiamo al girone C, cominciando sempre dalla prima fascia. Vediamo. Barcellona ragazzi. Andiamo a vedere ora chi esce in seconda. Mescoliamo bene. Tottenham ragazzi. Ed anche questo potrebbe essere un bel girone. Barcellona prima fascia e Tottenham seconda fascia, ricordiamo finalista della scorsa Champions. Vediamo chi uscirà dalla terza fascia. Salisburgo ragazzi, squadra che noi nella scorsa stagione abbiamo eliminato agli ottavi di Europa League. Vediamo chi uscirà dalla quarta fascia. Atalanta ragazzi, l'Atalanta, povera Atalanta. Sorteggio davvero complicatissimo, Barcellona, Tottenham e Salisburgo. Ma ovviamente si sa che essendo in quarta fascia è molto probabile che ai bergamaschi capiti un girone molto complicato. Detto questo andiamo avanti. Passiamo al girone D. Prima fascia Bayern Monaco ragazzi. Vediamo chi uscirà dalla seconda. Borussia Dortmund e dobbiamo andare a ripescare perché abbiamo detto che squadre della stessa nazione non possono capitare nello stesso girone. Ho anche fatto la rima. Vediamo un po'. Real Madrid ragazzi. Bayern Monaco e Real Madrid, sarebbe davvero clamoroso vedere una sfida tra Bayern e Real alla fase a gironi. Detto questo andiamo a vedere chi uscirà dalla terza fascia. Bayer Leverkusen e dobbiamo andare a ripescare perché è una squadra tedesca. Vediamo un po'.
Inter ragazzi, l'Inter è andata malissimo, forse peggio di così non può andare per i nerazzurri. Prima fascia Bayern Monaco, seconda fascia Real Madrid. Andiamo a vedere la quarta fascia. Intanto le palline non se ne vogliono venire. Vediamo un po'. Lokomotiv Mosca ragazzi. E quindi Bayern Monaco, Real Madrid, Inter e Lokomotiv Mosca. Passiamo al prossimo girone, vediamo se arriverà il momento del nostro Napoli. Prima fascia, vediamo un po'. Prima fascia, Chelsea, vediamo chi uscirà dalla seconda. Borussia Dortmund, Chelsea, Borussia Dortmund. Stanno uscendo bei gironi, perché poi tra prima e seconda fascia ci sono grandi squadre in entrambe le urne. Andiamo a vedere la terza fascia. Ancora Bayer Leverkusen, ma dobbiamo andare a ripescare perché come tedesca c'è già il Borussia Dortmund. Scusate, andiamo un po' a vedere. Valencia ragazzi. Questo è davvero un bel girone, Chelsea, Borussia Dortmund, Valencia. Andiamo a vedere la quarta fascia. In quarta fascia il Galatasaray, questa qui secondo me era tra le squadre più temibili della quarta fascia e questo qui lo vedo come un girone davvero abbastanza equilibrato. Chelsea, Borussia Dortmund, Valencia e Galatasaray. Andiamo al prossimo. Prima fascia. Manchester City. Andiamo a vedere chi uscirà in seconda fascia. Forse il Napoli, vediamo. Benfica ragazzi. Quindi per ora prima fascia Manchester City, seconda fascia Benfica. Il Napoli secondo me uscirà per ultimo. Andiamo a vedere la terza fascia. Bayer Leverkusen, esce sempre il Bayer Leverkusen, ma questa volta non c'è bisogno di andare a ripescare perché nelle prime due fasce non c'è più nessuna squadra tedesca. Andiamo a vedere in quarta fascia. Lipsia, e dobbiamo andare a ripescare. Le squadre tedesche escono ovunque. Vediamo un po'. Lille ragazzi, quindi Manchester City, Benfica, Bayer Leverkusen e Lille. Altro bel girone, anche se credo che il Manchester City in caso di un girone del genere andrà abbastanza facile, e poi tra Benfica, Bayer Leverkusen e Lille potrebbe essere abbastanza equilibrata. Andiamo avanti, siamo agli ultimi due gironi. In prima fascia mi sa che restano solo Napoli e Juve, sì. Ah no, scusate, noi siamo seconda fascia, scusate. Prima fascia, eccola qui, Juve. Vediamo chi gli uscirà dalla seconda fascia. Se esce il Napoli dobbiamo andare a ripescare. Ecco, è uscito il Napoli e dobbiamo andare a ripescare.
Scusate un attimo. Ajax! Ajax, ragazzi, sarebbe davvero incredibile. Ancora una volta l'Ajax che nella scorsa stagione li fece fuori. Andiamo a vedere chi uscirà dalla terza fascia. Olympiakos dalla terza fascia. Andiamo a vedere la quarta. Lipsia, quindi Juve, Ajax, Olympiakos e Lipsia. Sorteggio non proprio favorevole, perché soprattutto Ajax e Lipsia sono due squadre molto ostiche. Quindi ora, proprio per ultimo, andremo a vedere il girone del nostro Napoli. Prima fascia, vediamo chi resta. Prima fascia Zenit, incredibile. Prendiamo proprio lo Zenit, squadra sicuramente più abbordabile della prima fascia. Seconda fascia, ovviamente, Napoli, eccoci qui. Quindi Zenit, Napoli, terza e quarta fascia, non ricordo chi resta, vediamo un po'. Terza fascia, Lione, e dalla terza fascia c'è uscito secondo me l'avversario più ostico, però se ci uscirà dalla prima fascia lo Zenit va anche bene. Vediamo la quarta fascia. Genk, quindi Zenit, Lione e Genk per il Napoli. Zenit, Napoli, Lione e Genk, che lo vedo comunque come un sorteggio abbastanza favorevole. Certo, c'è il Lione dalla terza fascia, il Lione tra gli avversari più ostici della terza fascia, però prendere lo Zenit dalla prima fascia sarebbe davvero una gran fortuna. E poi comunque il Genk in quarta fascia non è un avversario irresistibile. E quindi, ragazzi, vedremo se il sorteggio reale almeno minimamente si avvicinerà a questa mia simulazione. Detto questo, ci vediamo quest'oggi nella live. Ciao a tutti e sempre Forza Napoli!